Il mancato accesso all'app Aruba PEC può essere legato a problemi di autenticazione con la casella PEC e la password, oppure a problemi di configurazione del sistema operativo iOS. In questo video ti mostrerò nel dettaglio gli errori più comuni e la risoluzione ad ogni singolo problema. Se in fase di autenticazione all'app Aruba PEC ti viene richiesto di inserire i dati dell'account PEC, nel campo Email PEC devi digitare l'indirizzo completo, del tipo nome casella @pec.it oppure nome casella @pec.nomedominio.estensione e la password. Assicurati che sia corretta cliccando l'icona a forma di occhio per visualizzarla. Poi accedi. Se l'errore persiste, procedi al reset password della casella. Tocca su Non ricordi la password e segui la procedura guidata. Se l'email di riferimento non è corretta, procedi alla modifica della stessa, consultando l'articolo Modifica email e numero di cellulare della casella PEC e PEC su dominio, raggiungibile dal portale guide.pec.it. Una volta completata la modifica dell'email di riferimento, ripeti la procedura di reset password. Se l'errore si ripresenta, verifica la compatibilità dell'app Aruba PEC. Per farlo vai in Impostazioni, Generali, Info, e verifica la versione del software. L'app Aruba PEC è compatibile con la versione iOS 14.5 e successive. Qualora il tuo dispositivo sia compatibile ma l'errore persista, il mancato accesso all'app potrebbe derivare dal blocco totale dei cookie o dalla cache del browser che si interfaccia con l'app per eseguire l'autenticazione alla casella. Per ovviare a questo problema, chiudi l'app Aruba PEC e il browser Safari e verifica che sia disattivata l'opzione di blocco dei cookie. Per farlo vai in Impostazioni, tocca Safari, disattiva Blocca tutti i cookie, svuota la cache di Safari toccando su Cancella dati siti web e cronologia e chiudi tutti i pannelli aperti in precedenza toccando su Chiudi pannelli. A questo punto apri Safari per recepire le modifiche, prima di accedere nuovamente all'app. Se l'errore permane, verifica le impostazioni di data e ora dal tuo dispositivo. Quindi vai in Impostazioni, Generali, Data e ora, disattiva e riattiva automatiche. Se continui a visualizzare problemi relativi all'accesso o alla verifica in due passaggi, ti suggerisco di consultare i tutorial dedicati o di contattarci dalla pagina assistenzaclienti.aruba.it.